conosciuta per la sua straordinaria bellezza naturale, questa valle in Trentino è il connubio perfetto fra storia, arte, sport e un frutto davvero speciale. Benvenuti in Val di Non, in Trentino. Situata nella parte nord-occidentale della provincia di Trento, si sviluppa lungo il fiume Noce, fino al lago di Santa Giustina, e prosegue lungo il rio Novella. Lo scenario è dominato dagli estesi meleti, da vedere durante la fioritura e in autunno nel periodo della raccolta. Una destinazione che conquista il cuore e l'anima, grazie al suo fascino senza tempo. Tra castelli, sapori locali, attrazioni e paesaggi di montagna vivibili in ogni stagione dell'anno. Numerose sono le escursioni, sul Monte Peller e sui monti dell'Alta Naunia. Una connessione diretta e senza filtri con l'effetto stupore che ci accompagna con scenari emozionanti e sempre diversi. Irrinunciabili poi sono le specialità tradizionali tipiche che rendono tutto il viaggio ancora più armonioso. La Val di Non ci aspetta. Siete pronti a partire per una gita fuori porta? Il temperamento della valle in questo periodo dell'anno è un caleidoscopio di colori ed emozioni. Rosso, arancione, giallo, oro, ogni angolo sembra un dipinto. Sfumature che cedono il passo all'autunno nei boschi, prati, laghi, villaggi e cime. Siamo appena arrivati in questa meravigliosa valle che ci accoglie con la natura sorprendente, ma anche con questo lago alle nostre spalle, che è quello di Santa Giustina. Andrea, diciamo che questa valle, questo luogo ci permette di fare davvero tante attività. Benvenuto Davide innanzitutto in Val di Non, benvenuto qui sul lago di Santa Giustina. Siamo nel centro della nostra valle, in questo lago artificiale che ormai da 70 anni ha cambiato in meglio e ha creato delle opportunità molto interessanti per la nostra vita, sia quella del residente che quella del turista. E da qui possiamo davvero scoprire quella che è anche la vocazione culturale, ma allo stesso tempo sportiva, e poi dobbiamo citare ovviamente la mela. Assolutamente sì, beh, i nostri frutteti, i meleti, coprono gran parte della nostra valle e si affacciano proprio fin qui sulle coste di questo lago, dove possono trovare anche un microclima che si è instaurato grazie alla presenza di questa importante massa d'acqua. Poi qui abbiamo i canyon, i castelli, e da qui parte un po' tutto quello che davvero può offrire la nostra valle nelle tante stagioni che abbiamo a disposizione. Noi siamo in pieno autunno e davvero viviamo comunque ancora in maniera sensazionale tutte quelle che sono le possibilità da turista di poter scoprire questo territorio. Diciamo che l'autunno forse è la stagione che meglio esprime le potenzialità turistiche della nostra valle, ma non dimentichiamo che la Val di Non è aperta tutto l'anno. Molto spesso quando si parla di destagionalizzazione si punta sempre più a cercare di allungare queste stagioni turistiche, cercando di abbassare magari la massa critica nei momenti più intensi. La Val di Non questo lo fa in realtà da anni, sia perché le nostre strutture ricettive, gli agritour e gli alberghi sono aperti un po' tutto l'anno, e soprattutto perché noi per tutto l'anno abbiamo a disposizione delle eccellenze da proporre al nostro ospite. E allora sicuramente sarà una gita fuori porta alla scoperta davvero di tante peculiarità. Andrea, la prossima volta torno in versione estiva. Partiremo sempre qui dal lago di Santa Giustina e andremo a scoprire una delle nostre eccellenze, il Canyon del Novella. Lo scopriremo via lago, via acqua, in kayak. Gita in Val di Non ci permette di entrare in uno dei castelli più eleganti del Trentino, Castel Valer. Questo maniero sorge in posizione panoramica, poco distante dal paese di Tassullo, ed è completamente immerso tra i meleti. Varcare la porta è come fare un viaggio nel tempo e veder scorrere davanti agli occhi una parte della storia dell'Europa. L'aspetto ancora più straordinario è che si tratta di un maniero vivo. Il perché lo scopriamo insieme. Lorenzo, questo è uno dei manieri più ben conservati e anche più eleganti della Val di Non,
e addirittura la prima menzione risalirebbe al 1191. Un antichissimo castello che parte da qui, parte dalla cappella di San Valerio, da cui il nome Castel Valer. C'era una cappella prima e poi ci hanno costruito il castello vicino. Anzi, non solo un castello, due castelli, il castel di sopra e il castel di sotto. Infatti, entrando, vediamo proprio quasi un bivio, uno snodo. Sono delle stradine interne che si creano appunto dall'accostamento di questi due castelli che dal 1427 sono abitati dalla famiglia Spaur, che ci ha risieduto per 600 anni fino di fatto a quest'anno, quando poi il castello è passato alla provincia autonoma di Trento. E oggi che cosa possiamo ammirare? Noi oggi vediamo un castello vivo, un castello vissuto, la cappella di San Valerio con gli affreschi dei fratelli Bascanis del 400, le stanze madruziane affrescate dal Fogolino e dalla sua scuola nel 500, e poi gli studi, la cucina, per dire proprio il cuore caldo del castello, un castello di vita. Un viaggio in questa meravigliosa valle significa però ammirare e poter toccare da vicino altri castelli. Noi la definiamo, la Val di Non, anche Valle dei Castelli. Chi arriva in Val di Non è circondato da una quarantina di castelli, si dice. Alcuni sono visitabili, l'azienda per il turismo Val di Non ne gestisce tre: Castel Valer, Castel Nanno, Castel Corredo, ma poi ci sono tanti, tanti altri castelli, perché è vero che siamo la Valle delle Mele, orgogliosamente, ma siamo appunto anche la Valle dei Castelli. Lorenzo, a questo punto vogliamo anche noi respirare questa allure magica? Andiamo insieme? Andiamo. Questa è una delle zone con la più alta concentrazione di castelli in tutta Europa. Alcuni sono tutt'oggi abitati, altri invece sono in disuso e altri ancora sono ormai deruderi. In totale se ne contano oltre 20 e fra questi ci sono castelli che sono ancora di proprietà di famiglie nobili fin dal Medioevo. Il nostro tour ci riserva una bellissima attività da fare in un vero e proprio frutteto a Cles, un'esperienza divertente ed appagante vissuta all'aria aperta, che ci farà conoscere da vicino il mondo della mela e che ci svelerà tutti i suoi segreti. Marta, è un piacere incontrarti, chi meglio di te come coordinatrice della Strada della Mela e dei Sapori della Val di Non e Val di Sole può introdurci in questo magico mondo, perché qui si può fare una vera esperienza. Esatto, innanzitutto ben arrivato David qui in Val di Non, in questa giornata d'autunno, dove ti porterò a provare un'esperienza vera che si può fare proprio con mano all'interno di un frutteto. Ti porterò a fare una cosa che forse tu non hai mai fatto. Non l'ho mai fatto e non vedo l'ora, perché finalmente toccherò la vera protagonista della Val di Non. Esatto, la nostra regina, la mela, assolutamente. E c'è anche un progetto molto interessante, si chiama Adotta un Melo, ma in cosa consiste? Allora, nel corso dell'anno tutti i turisti, o comunque gli appassionati di questo frutto, possono adottare la propria mela a distanza e poi in un fine settimana d'autunno, proprio come una giornata come oggi, si viene qui da noi lungo la Strada della Mela e noi vi accompagniamo direttamente in campo per insegnarvi come raccogliere correttamente la mela per poi gustarla a casa nel rientro. E allora Marta, io mi affido a te, non vedo l'ora, andiamo? Prontissimi, andiamo in campo! Marta, davanti a questo spettacolo possiamo scoprire il grande lavoro fatto nei vari mesi. Esatto, diciamo che l'autunno per noi rappresenta il grande traguardo di un anno di lavoro e quindi andiamo proprio a raccogliere il frutto, il risultato di 365 giorni di lavoro per noi. Ma che cosa rappresenta per te e per l'intera Val di Non la mela? Allora, rappresenta innanzitutto l'economia, perché comunque sono più di 4.000 le famiglie che lavorano la mela sul nostro territorio e quindi sostengono la vita di tutti i giorni con questo lavoro. Però rappresenta anche il turismo, perché ad esempio la nostra associazione, la Strada della Mela e dei Sapori, lavora proprio per far conoscere questo frutto e tutti gli altri prodotti enogastronomici del territorio ai turisti che ci vengono a trovare. E come noi vogliamo oggi provare
questa bellissima sensazione di poter raccogliere la mela, ma da dove si parte? Si parte da un approccio molto delicato, perché la mela è un frutto delicato, quindi bisogna avvicinarsi con delicatezza al frutto, andare a prenderlo da sotto con la mano e poi con il dito indice andare ad aiutarsi a staccare il picciolo dal ramo, perché è fondamentale che la mela si raccolga con il picciolo. Marta, allora a questo punto ci provo anche io, secondo il tuo insegnamento ci provo delicatamente. Esatto, girala in su. La giriamo. Esatto, qua. Benissimo, con il picciolo, quindi come si deve. Una raccolta doc e questa sensazione bellissima a contatto con la natura la possono provare tutti coloro che partecipano a questo progetto di Adotta un Melo. Esattamente, basta prenotarsi e poi venire a trovarci nel corso dell'autunno. Ma ho visto anche un succo alla mela. Assolutamente, uno dei tanti prodotti trasformati della mela è il succo, 100% solo mele. Andiamo a fare un brindisi? Andiamo! Pronti! Ti devo ringraziare Marta perché è stata una fantastica esperienza che piace molto ai più piccoli e non solo. Esatto, un'esperienza adatta a tutti, grandi, piccini, famiglie, coppie, anziani, un'esperienza all'aria aperta che fa proprio bene a tutti. E alla fine si può brindare con un succo alla mela. Assolutamente, cin cin, grazie. A te e auguri. Grazie mille. La nostra gita fuori porta continua perché abbiamo tante altre chicche da regalarvi. Dopo questo strabiliante incontro siamo pronti a cambiare passo e ritmo della nostra gita. A pochi chilometri dai centri abitati è infatti possibile immergersi in attività sportive come il trekking o passeggiate panoramiche tra le distese praterie e laghi ad alta quota. I colori e i profumi della natura dominano questo itinerario per tutta la famiglia. Con una piacevole camminata raggiungiamo il lago di Tret, un piccolo specchio d'acqua circondato dal bosco, il luogo perfetto per rigenerarsi. Questa valle ci permette anche di fare un'escursione immersiva. Francesco, ci incontriamo davanti un luogo simbolo di questa valle, perché il lago di Trette, che potremmo chiamare anche in altri due modi, ovvero il lago di Santa Maria e Felix Weyer, perché questo segna un po' il confine tra la provincia di Trento e quella di Bolzano. Esattamente, è un lago che si trova sul confine in una zona di media montagna. Noi siamo saliti insomma dai meleti della Val di Non e siamo arrivati in mezzo al bosco nella zona alto tesina della Val di Non, perché la Val di Non, appunto, come dicevamo prima, ha una parte di Alto Adige anche in sé. Questa è una zona che si presta benissimo al trekking, infatti c'è tutto il percorso di salita e poi il giro intorno a questo magnifico lago, e quindi la Val di Non offre anche quella parte di outdoor, insomma, che l'arco alpino sa sempre offrire. Ci permette davvero di godere di una dicotomia, l'acqua, che è una delle protagoniste della Val di Non, e la rigogliosa natura, i boschi, il verde in un lago alpino balneabile. Certo, perché naturalmente alla fine del trekking, nelle giornate calde di agosto, non vuoi farle un bagnetto per rinfrescarti, e noi questo è uno dei laghi alpini, appunto, che costella un po' tutta la zona della Val di Non, quello simbolo. E allora noi siamo pronti da veri esploratori a perderci fra le bellezze maestose della Val di Non. Andiamo, Francesco? Andiamo. Francesco, abbiamo percorso pochi chilometri e lo scenario è cambiato totalmente. Prima eravamo impegnati in un'escursione e ora con le due ruote. Abbiamo cambiato proprio mezzo, perché Val di Non vuol dire anche questo, vuol dire bike all'aria aperta. Siamo su una ciclabile adatta a tutte le famiglie, una ciclabile che attraversa per intero tutta la Val di Non, però per qualche temerario abbiamo dei bellissimi percorsi sulle creste, nelle montagne che vedete intorno a noi, con qualche single track per un po' di brivido sulle due ruote. E poi il profilo montuoso è un vero e proprio colpo d'occhio, con il cambio di colori anche delle valli, ma in questo caso dove andiamo? Adesso proseguiamo su questa ciclabile, ci godiamo questa bellissima giornata e a un certo punto ti lascerò andare da solo, perché ti abbiamo organizzato una bella sorpresa. E io non vedo l'ora, ma ti seguo. Andiamo.
Abbiamo salutato Francesco. E se è vero il detto che la natura va percorsa piano, a Sarnonico ne approfittiamo per assaporare gli inconfondibili piatti tipici locali. Ciao Elisa! Ciao David, benvenuto! So che qui si mangia molto bene, anzi voi proprio proponete piatti tipici anche con le ricette di una volta? Assolutamente sì, siamo la terza generazione, hanno iniziato appunto i nonni, hanno proseguito poi i miei genitori e adesso siamo noi assolutamente i protagonisti, diciamo, per quello che riguarda la cucina. Riproponiamo appunto piatti legati alla tradizione, ma anche piatti appunto secondo l'estro dei miei fratelli che sono appunto in cucina. Dopo tutti questi giri mi è venuto un certo languorino, mi siedo? Accomodiamoci assolutamente. Elisa, ma quanti piatti mi avete preparato? Tra l'altro sento un profumino. Che cosa abbiamo qui? David, guarda, abbiamo selezionato appunto dei piatti della tradizione nonesa, immancabili sulle tavole appunto proprio locali, sono i tortelli di patate, accompagnati in questo caso dallo speck e dal nostrano del caseificio sociale appunto di Robeno e Cavareno. A seguire abbiamo gli gnocchi di patate rigorosamente fatti in casa e per concludere le frittelle di mele con questa salsa appunto ai frutti rossi e i lamponi di nostra produzione. In accompagnamento appunto ho presentato questa acquavite di mela invecchiata, è una piccola chicca perché vengono appunto utilizzate le mele Bella di Bosco. Il dolce non poteva mancare, ma siamo in Trentino e c'è anche del buon vino. Assolutamente immancabile è il groppello. Allora la cantina di riferimento appunto è il Zeremia di Revò, ci troviamo appunto intorno proprio al lago di Santa Giustina ed è assolutamente una chicca da provare. Non mi resta che augurarti buon appetito e buona degustazione. Grazie Elisa per questo viaggio nel gusto della Val di Non. Io intanto mangio perché fra poco mi aspetta un'altra grande escursione. Nella località fondo di Borgo d'Anaunia, proprio sotto le case, i negozi, le strade, c'è un luogo misterioso. È il canyon del Rio Sas, un'attrazione visitabile di giorno e di notte, con guide che ci introducono nell'affascinante mondo di una scoperta nella scoperta. L'acqua e la roccia sono la materia del canyon, ma è la luce la vera protagonista, quando riesce a filtrare tra la roccia da profondità e corpo a questo luogo surreale. In pieno centro storico siamo entrati in un vortice sensazionale, perché questo è quello che vi mostreremo con il canyon del Rio Sas e siamo proprio con Armando, il geologo che ha scoperto e ha dato vita a questo percorso. Ma che cosa faremo? Vedremo situazioni, eventi e soprattutto morfologie incredibili che hanno permesso di intuire come l'acqua abbia fatto cose incredibili, tanto che noi oggi abbiamo una testimonianza delle ere glaciali passate, ma soprattutto della storia dell'uomo già ancora negli anni prima di Cristo. Ho qui due caschetti perché stiamo per iniziare questo viaggio che ci porterà davvero in una nuova dimensione, ne sono sicuro, e quindi ci mettiamo la protezione e l'esplorazione che abbia inizio. Armando, è iniziato da poco questo percorso, ma è già strabiliante ai nostri occhi. Dove siamo? Allora, qua siamo all'inizio del canyon, che già dà le sue prime impronte storiche attraverso questo magnifico ponte. Questo mi ha dato la possibilità di capire che era un punto obbligatorio del passaggio romano per andare a conquistare l'Arezia. E abbiamo ancora altra strada da fare, ti seguo. Passo dopo passo stiamo scoprendo sempre di più il cuore, il ventre di questo canyon. In questo caso ci troviamo in un punto davvero importante. Sì, difatti, la posizione in cui noi ci troviamo è caratterizzata dalla presenza di una bellissima marmitta dei giganti, sul fondo della quale ancora oggi troviamo i ciottoli trapanatori di granito di porfido, quindi rocce molto più dure della roccia incastrante chiedolomitica. Nello stesso tempo, questa marmitta è stata provocata
dalla presenza di una bellissima cascata a gomito. Armando, sei stata una guida eccezionale perché davvero ci hai portato a scoprire in questo viaggio emozionante il Canyon Rio Sas, che però finisce qui per quanto riguarda l'illuminazione, ma c'è tutto un altro tratto visitabile di giorno. Certo, molto più interessante e soprattutto dà una dimensione del fatto che qua la natura si è sbizzarrita oltre ogni modo. Da quando siamo partiti fino a qui quanti metri abbiamo fatto? Circa 200 metri. E qual è la lunghezza totale? Allora, sono tra il primo e il secondo tratto sono 1250 metri. Va bene, poi c'è il ritorno, per cui il totale sono 2,5 km. Perché la Val di Non è detta anche la Valle dei Canyon. Grazie Armando, torneremo anche di giorno, promesso. Grazie, vi aspetto volentieri. La gestione del Canyon Rio Sas è affidata alla cooperativa Smeraldo. Quando il sole cala all'orizzonte e scende la notte sulla Val di Non, stiamo per concludere il nostro viaggio. Questa meta è l'ideale per chi desidera trascorrere delle vacanze lontane dallo stress e per chi è alla ricerca di un paesaggio naturale fatto di colline, boschi e laghi dislocati sull'altopiano. I suggestivi paesi della valle, i castelli e i santuari caratterizzano luoghi rimasti intatti dal punto di vista naturale, ma anche fedeli alle tradizioni culturali. Lasciatevi quindi sorprendere come noi dalla bellezza della scoperta. Sono luoghi impregnati di storia, abbracciati dalla natura, percorretene pure i silenziosi sentieri tra profumi e avventure. Questa valle ha un percorso per ogni giorno dell'anno e anche di più. E ricordatevi, la Val di Non è questo e molto altro.